Eccoci ancora insieme, cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Ben arrivati, bentornati nel salotto di Anna per una serata in tempo reale, potremmo dire, perché questa sera alle 22:47 inizierà il solstizio d'inverno, quindi avremo il piacere di poterlo condividere questo momento così importante con il nostro carissimo Carl Mancini, che adesso facciamo entrare. Eccolo, bentornato, caro Carl. Da un po' che non ci vediamo, Esatto. però siamo qua e diamo un saluto anche ai nostri amici che vedo si stanno già collegando sia su Facebook che su YouTube. Grazie, grazie per la vostra presenza. Allora, caro Carl, intanto è un piacere ritrovarti e affrontare insieme questa sera, questo momento. Non è mai successo. Quest'anno abbiamo proprio questa grandissima, grandissima opportunità, quindi solstizio d'inverno. Ecco. Intanto, prima di affrontare che cos'è il solstizio, cosa rappresenta, i rituali e tutto, io invece voglio farti i complimenti in diretta, le congratulazioni, perché noi sapevamo che tu eri il capo dell'ordine in italiano, druidico italiano, ma sappiamo anche che da oggi sei diventato addirittura il capo dell'ordine druidico europeo, quindi tantissime congratulazioni, caro Carl, eh? Grazie, grazie, Anche grazie. perché si conosce, come dire, la pulizia, ecco, dei tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri e la passione con cui tu persegui questo tuo incarico a cui fanno riferimento, cioè, tante persone, ecco, nei tuoi insegnamenti, insomma, hai avuto l'opportunità di aiutare molte persone a conoscere questa parte della nostra storia, che questa sera andremo appunto a illustrare ai nostri amici, soprattutto quelli nuovi, perché abbiamo sempre nuovi iscritti e quindi sappiamo che una parte di chi ci segue è già informato, conosce di che cosa andremo a parlare, però è sempre bello farlo con te ed è soprattutto bello e importante farlo per chi non conosce ancora che cosa sia il solstizio d'inverno. Ecco, Allora, direi che possiamo iniziare da qui. decisamente Intanto, tanti cari saluti anche da parte di Enrico Valentini e di tutti noi di Focus. profondissimo dal cuore a Enrico. E ai tanti nostri amici che li vedo già collegati, quindi direi Buonasera a che tutti. possiamo iniziare ad affrontare l'argomento del nostro salotto. Il solstizio d'inverno, Anna. Solstizio d'inverno mi sento particolarmente legato a questo momento del tempo che passa, la ruota dell'anno. È un momento decisamente unico nel suo genere. Dobbiamo fare anche delle piccole considerazioni anche a livello astronomico. Noi sappiamo che i solstizi fanno sì che la Terra viva una condizione particolare, speciale. Il Sole nel punto più basso all'orizzonte, allo zenith. Le giornate sono molto corte, il buio arriva presto, perciò siamo immersi nella tenebra e di questo ne dobbiamo avere grande consapevolezza. Perché? Perché fondamentalmente la luce, dobbiamo prendere coscienza di questo, si nutre di tenebra, nasce nella tenebra. Perciò questo è un momento di grande riflessione che ognuno di noi in questo passaggio, perché diventa poi un vero e proprio rito di passaggio, deve prendere coscienza e consapevolezza. Il buio, è un momento di grande riflessione interiore della nostra anima, di tutto quello che a livello manifesto si presenta nella nostra vita. E questo è un momento, appunto, dovremmo considerarlo proprio di rinascita. Non a caso, questo tempo, questo momento, nella cultura, del continente europeo,
è da attribuirsi alla rinascita del sole. E guarda caso, insomma, quella che noi viviamo come momento religioso e come spiritualità del cristianesimo nel nostro continente, guarda caso, in questo momento dell'anno nasce il Redentore, nasce Gesù Cristo. E guarda caso, da tutto quello che riguarda praticamente la tradizione del continente europeo, la Chiesa ha traslato quelli che erano i culti pagani e non ha fatto altro che praticamente far rivivere in maniera, come posso dire, in maniera speculare quello che praticamente si festeggiava e si celebrava già in passato. Perciò noi in questo tempo la viviamo con il Natale, con la nascita di Gesù, mentre in passato i culti mitraici attribuivano a questo momento storico, a questo periodo dell'anno, la nascita di Mitra. Guarda caso, il sole vince sulla luce, perciò il Sol Invictus da questo momento dell'anno comincia nuovamente a prendere possesso della tenebra. Volevo dirti, vogliamo spiegare chi era Mitra, perché tanti nostri amici magari non conoscono. Mitra non era altro che, in quel periodo della romanità, in quel periodo storico sotto Roma, una divinità legata ai culti solari. Perciò in quel momento dell'anno si festeggiava appunto l'avvento del sole, Mitra che spargeva le sue benedizioni di luce su questo momento dell'anno, e di conseguenza c'era di nuovo una visione di speranza, una visione di nuova vita nel periodo che stiamo vivendo appunto adesso, ovviamente traslato nel passato. E cosa accadeva? Che si faceva in modo che le culture si legassero al sole, che era la divinità che in quel momento poteva dare nuovo nutrimento a quello che sarebbe venuto in futuro. Questo è quello che si viveva in passato, questo è quello che noi potevamo praticamente vivere a quei tempi. Ancora oggi si trovano diversi, non mi viene la parola, diversi luoghi di culto ancora nella Roma attuale, dove si possono visitare appunto i templi mitraici, dove in quel periodo si viveva questo tipo di culto. Dobbiamo far riferimento anche al nostro tempo oggi, perché i culti mitraici non si sono estinti. Ancora oggi c'è chi segue questo culto. Perciò c'è stata una sorta di riattivazione di questa cultura spirituale dell'antica Roma all'interno del nostro tempo moderno, di quello che viviamo oggi. Quindi, riprendendo il discorso del solstizio d'inverno, che cosa rappresenta? Tu dicevi appunto la luce nasce dalle tenebre. Esatto. Nasce dalle tenebre e dà la possibilità a ognuno di noi di riappropriarsi di quella luce interiore, di quella stilla che è dentro di noi e ci dà la possibilità di illuminare il nostro sentiero, illuminare il nostro futuro, illuminare quella parte di noi. Voglio fare questo appunto. Ognuno di noi ha una parte oscura e una parte lucente della nostra anima. Questo è un momento per guardarsi dentro. E questo ci dà la possibilità di far nascere
nuovamente quella luce interiore che noi a volte soffochiamo, che noi a volte facciamo inabissare nella nostra tenebra. Questo è un momento dell'anno dove diamo la possibilità a ognuno di noi di tornare, e lo ribadisco, a nuova luce, a nuova vita. Ecco perché questo momento dell'anno è importante. Noi ormai abbiamo abbandonato e abbiamo completamente dimenticato quelli che sono i momenti di crescita di un individuo. Noi nasciamo, diventiamo adulti, diventiamo vecchi e poi ci estinguiamo. Durante il tempo che passiamo nella nostra vita manifesta, noi giornalmente viviamo questa condizione, quella di nascita quando ci svegliamo al mattino, quella che ci fa vivere la nostra età adulta durante l'arco della giornata, quello che ci fa vivere la nostra età anziana la sera e poi la morte con la notte, quando andiamo a dormire. Noi questo ciclo vitale lo ripetiamo tutti i giorni, ma non diamo mai troppa attenzione a questo. E se prendessimo coscienza di questa condizione giornaliera di quello che noi viviamo e quello che viviamo nella nostra vita, forse avremmo una coscienza diversa nell'apprezzare la ruota dell'anno, il passaggio del tempo durante la nostra esistenza. Ecco, spieghiamo anche che cos'è la ruota dell'anno, perché insomma noi lo diamo per scontato, e anche se io mi preoccupo sempre dei nostri amici che possono non conoscere, ecco, certi argomenti, quindi è bene dargli l'opportunità di capire. Ecco. La ruota dell'anno non è altro, facevo proprio questa riflessione dopo che ci siamo sentiti per mettere a posto se si vedeva tutto quanto, se l'audio funzionava bene e tutto il resto. La ruota dell'anno è proprio la condizione di come vivere il tempo, che non è lineare, perché noi molto spesso, quando facciamo questa piccola riflessione di come passa il tempo, lo vediamo in maniera lineare, mentre il tempo è circolare. In passato lo avevano capito molto bene, ecco perché l'ho chiamato ruota dell'anno, proprio perché è il tempo circolare. Perciò si ripete questo passaggio delle stagioni. Nel nostro calendario, quello che è legato al continente europeo, le festività erano 8, 4 feste principali e 4 feste del fuoco. Durante questi passaggi c'erano proprio iniziazioni, c'erano proprio momenti rituali molto importanti. Si partiva da Samhain, che è il capodanno celtico, quello che noi oggi chiamiamo il primo di novembre, con la festa dei morti e dei santi. Il 31 di ottobre era l'inizio dell'anno qui in Europa, da noi, e arrivava in un primo step, in un primo passaggio, con il solstizio d'inverno, che era l'inizio appunto della stagione, la fine della stagione più buia, che va da fine ottobre al 21 di dicembre, perché poi si ricominciava con l'allungarsi delle giornate fino ad arrivare a Imbolc, quella che noi chiamiamo Candelora. Da lì c'era la fine dell'inverno. Poi sappiamo che ci sono dei proverbi che ci indicano se l'inverno durerà ancora tanto oppure si chiuderà velocemente. Poi arriviamo praticamente con la fine dell'inverno, con la Candelora, arriviamo all'equinozio di primavera, che è un primo passaggio dove la luce comincia a prendere possesso in maniera più forte e dove praticamente comincia a rinascere la vegetazione, la vita, con gli animali che si accoppiano, fino ad arrivare a Beltane, che è a maggio. I primi di maggio c'era questa festa importantissima che era a Beltane. Beltane, dove praticamente era legato all'accoppiamento degli animali, ma in quel periodo dell'anno si facevano anche dei rituali e delle celebrazioni legate al maschile e al femminile, cioè si celebrava la vita con l'accoppiamento di persone che anche non vivevano la coppia nel quotidiano.
dovremmo considerarlo un momento di libertà, non soltanto spirituale ma anche sessuale, tant'è che in quel periodo chi rimaneva incinta, i figli che nascevano poi dopo 9 mesi venivano chiamati figli di Beltane, proprio perché c'era libertà sessuale in quel momento di festeggiamento e praticamente potevi andare con chi volevi. Diciamo era la Woodstock di quel tempo. Bravissima, esatto. Era la Woodstock di quel tempo. Avevano capito che una volta all'anno uno poteva fare quello che voleva, ma alla fine di quel momento riprendeva praticamente la sua Quindi, vita. Tanti figli di Beltane. Assolutamente sì, tanti figli di Beltane. Poi ci avviciniamo al solstizio d'estate, che è a giugno, è un'altra festa importantissima dove c'è il massimo dell'esplosione del sole, il massimo dell'esplosione della luce, fino ad arrivare a Lugnasad, che sono i primi di agosto, che è quella che viene considerata la festa del raccolto, e successivamente poi passiamo all'equinozio di autunno, a metà di settembre, poco più della metà di settembre, dove praticamente ci si comincia a riavvicinare alla parte buia dell'anno, che è quella del Capodanno celtico del 31 di ottobre. Questi 8 momenti dell'anno sono importantissimi. Se diamo attenzione, il nostro corpo fisico vive questi cambiamenti. Infatti, il periodo invernale è quello dove fra poco praticamente ci accingeremo a vivere, alle 22:47, entriamo in un profondo letargo. Infatti le messi, tutto quello che i raccolti, il bestiame, si mettevano a dimora, come si diceva. Certo. Si diceva un tempo, e si aspettava appunto la candelora per vedere se l'inverno era passato oppure se arrivava prima la primavera, e di conseguenza si poteva cominciare a rivivere nuovamente all'aperto in maniera più libera. Questo è in sintesi, in maniera molto stringata, quello che è la ruota del tempo. Bene, molto bene. E così abbiamo dato possibilità anche di ripassare a chi magari conosceva anche già l'argomento. Quindi c'è l'origine di questa ricorrenza del solstizio, no? Cioè, nasce, quando è nata questa celebrazione? Allora, Anna, qui dovremmo fare delle considerazioni, io direi, profonde. Allora, su quello che la storia ci racconta o quello che la storia tradizionale ci vuole far credere e quello che magari realmente non ci hanno mai raccontato. Nel senso che è evidente che la storia come ce l'hanno raccontata non è proprio così. Abbiamo testimonianze ormai così concrete, così vivide, che quella che noi oggi spacciamo per tecnologia, in un lontano passato c'era l'illuminazione probabilmente elettrica, perché sembra che la piramide, e tu me lo puoi dire perché ci sono stati personaggi proprio su Fogos 3.0 che hanno spiegato che la piramide fosse praticamente un generatore di energia, non delle tombe per i faraoni, ma fosse proprio qualcosa che poteva infondere energia, probabilmente anche energia elettrica, un po' come aveva pensato Tesla, di dare energia libera senza fili a chi ne voleva usufruire. Perciò credo che loro avessero proprio una condizione di conoscenza astronomica molto sofisticata. E hanno capito molto presto che c'erano dei periodi dell'anno dove poter celebrare una determinata condizione, e di conseguenza hanno cominciato a scandire il tempo in questo modo, anche se devo dire che per certi aspetti questo scandire del tempo poteva essere già una prima, io la considero una prima gabbia, perché con questo potevano tenere a bada le masse. Questo accompagna la storia dell'uomo, no? La gestione delle masse prevede delle strategie che nel tempo possono avere avuto
possono essersi, come dire, raffinate, ecco. Esatto, perché ai più ignoranti e ai meno dotti gli si poteva raccontare: guardate, da questo momento in poi il sole comincerà a sorgere prima e tramonterà più tardi. E allora all'orizzonte si vedeva che il sole non sorgeva più in quel punto, ma in un altro punto, e durava di più la luce durante l'arco della giornata. Allora tutti praticamente pensavano che il magus del momento, lo stregone del momento, avesse il potere assoluto su quella che poteva essere la condizione del movimento degli astri. E questo, secondo me, ci fa capire che c'era una conoscenza dell'universo, ribadisco, molto sofisticata. Avanzata, certo. E di conseguenza questo dava la possibilità di poter celebrare, di scandire i momenti dell'anno, appunto per raccontarla, insomma, per cantarsela e suonarsela, in poche parole. Questo mi viene da dire. Ma no, stavo leggendo dei commenti, no, mi ero persa dietro, non capivo che cos'è che scrivesse qualcuno che mi ha invece scritto una frase. Mi chiedo se Focus mi aveva regalato una nuova sala trucco, sei luminosissima. No, sarà che ci stiamo apprestando a questa rinascita delle 22:47, insomma. Fra poco più di un'ora. Sì, è vero, ecco. E quindi c'è l'origine, cioè tu pensi che appunto sia questa? Non possiamo... Non avete una possibilità, ma c'è sempre questo gap della narrazione, no? Della storia, che ovviamente fa sì che poi tutto possa rimanere un po' sospeso, cioè si pensa che, ma a parte quelli che possono essere gli scontri reali, cioè le fonti, ecco, delle notizie, diremmo noi nell'ambito giornalistico, cioè testi e documenti storici che possono dare conferma, ecco, di certe cose. Allora, c'è da dire che la biblioteca dove si possono avere riferimenti storici scritti sono le biblioteche irlandesi. Sono ancora testi scritti appunto dai monaci cristiani, che per certi aspetti erano druidi che si erano convertiti al cristianesimo proprio per, e quindi erano degli amanuensi, ecco, per salvaguardare la tradizione. E questa fa sì che delle fonti scritte ci siano. Però dobbiamo pensare che l'uomo era molto legato alla natura, ai cicli naturali, perciò riusciva a percepire i momenti dell'anno dove faceva più caldo e più freddo, dove le giornate erano più luminose, meno piovose e viceversa. Perciò questo legame così forte con la natura, questo gli ha dato la possibilità appunto di poter celebrare momenti di questo tipo, perché con l'attenzione, neanche lo studio, con l'attenzione e l'osservazione, ha cominciato a capire ben presto che delle stagioni si ripetevano. Non a caso i proverbi, per esempio quello della Candelora, no? Che se piove, tira vento, dell'inverno siamo dentro. Cioè, questa non era altro che legata all'osservazione. Dopo diversi anni che vedi che in quel periodo dell'anno piove e tira vento, l'inverno si allunga, se invece c'è bel tempo, l'inverno è finito. Guarda, io l'ho constatato in questi anni, perché ormai sono più di 30 anni che seguo il sentiero druidico, e questo mi ha dato la possibilità poi di confermarle. Ho la possibilità di vivere in un ambiente boschivo. Io sono completamente isolato per le persone che non mi conoscono, ed è la prima volta che mi vedono. Io ormai sono 26 anni che vivo isolato in un bosco, e questo mi dà la possibilità di vedere il passaggio delle stagioni, del ripetersi di certi eventi, ma anche in quel ripetersi degli eventi c'è una grande diversità. Quest'anno, per esempio, le foglie sono cadute molto velocemente, mentre altri anni questo non accadeva. Ma sono anche cadute più tardi, perché io anche ho un giardino dove abito io, c'è un grande faggio secolare, e veramente, cioè, è vero, sono cadute molto alla svelta, in modo repentino,
però più... sono cadute tardi. Esatto, esatto. Perciò quel periodo di cambiamento di colore del fogliame rossastro, arancione, è durato molto poco. Sì, è vero. Abbiamo visto e boom, è scomparso, cosa che negli anni passati non c'era. Abbiamo avuto gli inverni scorsi, e me lo puoi confermare, molto spesso le temperature negli ultimi anni sono state molto alte d'inverno. Mentre tutti dicevano quest'anno, ah no, non nevica, cose. Ha già nevicato due volte qua da me. Il freddo si sente, è arrivato anche prima del previsto, perché fino a ieri, anzi, fino ad adesso ancora, siamo in autunno, non siamo in inverno. Perciò le temperature si sono abbassate come se fosse inverno. Perciò questo... Stavo pensando che, a proposito del colore, quello che tu dicevi prima, che è vero, perché anche quest'anno il foliage, no? Quindi quel momento in cui la natura diventa una tavolozza, no? di colori, è bellissima, è stato diverso quest'anno. Io me ne rendo conto, poi ho un melo selvatico che nasce proprio davanti casa, mentre gli altri anni le mele stavano di più sui rami, sono cadute tutte insieme. Ne ha fatte tante, ma sono cadute molto velocemente. Perciò mi rendo conto proprio che le persone che vivono in città dicono molto spesso non si vede più il passaggio delle stagioni. E certo, dove c'è cemento è difficile che tu vedi il passare delle stagioni. Ma se tu vivi in un bosco, le stagioni si fanno sentire, si fanno vedere, si fanno ascoltare. Poi forse c'è anche quest'altra altra considerazione da fare, anche riferita a quel che tu dicevi prima, no? Che il dialogo con la natura, cioè il sentire la natura, cioè mantenere una connessione, un rapporto con la natura, sicuramente ci permette, qualche nostro amico, visto che è scritto, no? Io lo sento sempre. Adesso prendo un attimo questo messaggio dove dice io lo percepisco sempre tutto legato ai campi elettromagnetici. Beh, sicuramente, cioè, la percezione si articola anche, cioè, su un canale elettromagnetico, perché noi siamo energia, quindi bisogna fare i conti con quella che è la nostra natura. Ecco. Ma c'è una condizione, Anna. La mia scelta di andare a vivere in una zona boschiva è nata principalmente dall'abbassamento delle interferenze elettromagnetiche, perché gli alberi hanno questa capacità di abbattere l'inquinamento elettromagnetico. Tant'è che hai un'antenna wifi con degli alberi davanti, ti saluto. Per quanto possa essere potente l'antenna, non fa passare le onde e di conseguenza abbatte la forza del segnale. Però hanno anche visto che con le onde del 5G hanno anche visto invece, cioè, gli alberi patire. Si è visto anche questo. È vero che patiscono gli alberi, perché creano una sorta di... Cioè, si prendono loro tutta intagliata. Esatto. Si fanno cuocere loro, insomma. Però in città, cioè, bruci proprio, sei come dentro un forno a microonde. Mentre in natura, anche se passano le onde, queste vengono abbattute. È vero che gli alberi si ammalano, però vengono abbattute. C'è una condizione veramente particolare. Però devo dire anche un'altra cosa. Io in questi anni ho visto un aumento esponenziale della fauna selvatica. Nonostante dicano che c'è una condizione di sofferenza climatica, nonostante dicono che c'è una condizione di sofferenza di tipo naturalistico, io sono sincero, Anna, non posso dire questo. Non c'è giorno che io non veda animali selvatici dove vivo. Questo aumento, ecco, ad esempio noi che, insomma, qua anche in città, sulle colline nostre, insomma, così, questo aumento dei cinghiali, che abbiamo visto che sta diventando... Cioè, qui ci sono sempre stati, perciò un aumento c'è sempre stato. Però anche cioè, non ce n'erano tanti così, ecco. Perché questo è il controaltare di quello che hanno voluto fare i Verdi. Hanno voluto fare il reinserimento. E questo è quello che è accaduto.
felice se avessero, che questo ha fatto sì che certo, se avessero la, io sono riproduzione contro. Molto però i cacciatori per certi versi cercavano di tenere sotto controllo questa cosa. Da quando hanno reinserito i cinghiali in maniera forte. Eh sì, però anche, adesso appunto hanno autorizzato ad andare nei parchi ad abbattere. È notizia, no, appunto di questi giorni, ecco proprio. Per esempio, ti dico un animale che vedevo raramente qui e soltanto in certe aree era il tasso. Adesso ne ho visti diversi, almeno 4 volte durante questo periodo autunnale, proprio qui nella, dove vivo. Cioè, mentre torno su con l'autovettura, attraversano praticamente la strada privata che c'è all'interno del bosco, cosa che in questi anni non c'era mai stata. C'è stato un aumento esponenziale dei cervi, mentre prima preponderavano i caprioli. Adesso preponderano i cervi, tant'è che in Veneto, non so se hai letto anche sui giornali, hanno praticamente autorizzato un abbattimento. Anche lì, sì. Qua con i cinghiali. Qui sono aumentati in una maniera incredibile. Le volpi veramente, in un giorno puoi vederne almeno 6 o 7. Ce ne sono veramente tante. Ritorniamo al solstizio e alla ritualità. Ecco, del solstizio. Allora, l'elemento primario e primordiale di questa celebrazione è certamente il fuoco, perché questo simboleggia l'arrivo del sole, la luce e l'illuminare nuovamente le giornate. Quando finiremo la trasmissione, adesso sarà da poco arrivato il solstizio e io ho il mio posto preposto fuori al giardino dove brucerò il vischio dell'anno passato. L'anno passato. Esatto. Adesso ricordiamo anche la cerimonia del vischio, poi ai nostri amici. Esatto. Circa 25 giorni fa sono andato a raccogliere il vischio, cosa che faccio ormai da 20 anni esatti quest'anno, era il 2002 quando ho cominciato, siamo nel 2022, era appena nata mia figlia, abbiamo fatto la prima celebrazione della raccolta del vischio in Val d'Aosta, presso Saint-Denis, che è una località, certo, c'è un bellissimo castello, il castello di Clis, lì c'è stata la prima celebrazione della festa del vischio con la raccolta e appunto donare il vischio alle persone che sono venute ad assistere appunto alla celebrazione della raccolta del vischio. E da lì io sono 20 anni che in giro per il mondo e in giro per l'Italia vado a raccogliere il vischio. E questo è un momento importantissimo. E la celebrazione appunto del 21 dicembre è legata proprio alla raccolta del vischio. Perciò oggi l'elemento principale, oltre ad essere il fuoco, è il vischio, che viene considerato appunto il fertilità, nutrimento, guarda caso le bacche sembrano dei piccoli soli, sono delle perle, perciò simboleggiano anche il maschile, e infatti quando si rompe la bacca di vischio ha quella viscosità molto simile allo sperma e appunto veniva anche donato alle coppie proprio per vita, per far sì che la donna fosse fertile. Nella medicina antroposofica il vischio viene utilizzato come panacea, come cura per tutti i mali, perciò è un medicamento vero e proprio. È tutta una condizione simbolica molto particolare, legata al vischio che veniva appunto tagliato con un falcetto d'oro. Ecco, stavo per dirti che mi ricordavo di tu ce l'hai da qualche parte il falcetto, vero? Io ne ho due, questo è uno. Vedete? Questo si mette così. Proprio d'oro? Fammi vedere come si fa. Ecco. Questo è rame placcato oro. Quindi lo appoggi, cioè appoggi il braccio, l'avambraccio dentro. Così. Così. E si taglia. Ovviamente. E nel momento in cui lo tagli, non so, si, come dire, si recita qualcosa?
C'è un pensiero, c'è un No. atteggiamento Sì. mentale di Non c'è. unione con il vischio. Ci sono delle condizioni particolari. Nella ritualità della porta del vischio servono, ci sono degli elementi molto particolari. Un manto bianco o un lenzuolo bianco, dove fa, ovviamente consacrato, dove far cadere il vischio, perché il vischio è viene considerato sacro perché non ha radici. Perciò è l'albero degli dèi. Sì, perché Proprio. spieghiamo dove nasce, dove cresce e dove nasce, dove cresce il Nasce vischio. con le cortecce, non ha radicamento in terra, perciò non bisogna fargli toccare terra. Quando si taglia, si adagia appunto su questo mantello bianco o su questo lenzuolo bianco consacrato, dovrebbero essere delle vergini a raccogliere il vischio. Vergini si intende donne che non hanno mai avuto figli, non che non hanno avuto rapporti sessuali, perché come tradizione le vergini sono quelle che non hanno mai avuto figli. Perciò ci possono essere anche quattro cinquantenni, quattro sessantenni, se non hanno mai avuto figli, sono considerate nella tradizione vergini. Questa è la raccolta, ci deve essere ovviamente l'arcidruido che taglia il vischio con il falcetto d'oro. Dobbiamo considerare che anche in passato non era tutto d'oro il falcetto, perché l'oro si piega con estrema facilità, è quasi simile allo stagno. Più Perciò duttile. Esatto, perciò veniva fatta una lega di oro e probabilmente bronzo e si utilizzava appunto il falcetto in questa condizione. Questo è fatto di rame e poi però è completamente immerso nell'oro, perciò è una lega di oro e rame. E infatti questo non si piega, è affilatissimo perché deve servire proprio a tagliare il ramo. E questo è stato fatto da un bravissimo artigiano italiano che si chiama Giuseppe Stucchi, è di Andrate, vicino Milano. Lui Milano. sì, lui me ne ha fatti due. Uno che ho di sotto è la copia esatta di un ritrovamento archeologico che è stato fatto in Olanda. Lui lo ha replicato proprio uguale. Questo invece gliel'ho chiesto sul mio disegno. Infatti qui c'è una testa di serpente. Bellissima con questa forma, cioè dove si appoggia l'avambraccio dentro, eh? Esatto. E con questo si taglia il vischio. Peraltro è davvero molto bello vedere il vischio, cioè che così è lì attaccato a queste cortecce che fuoriesce, insomma, no? È bellissimo. Penso che poi negli anni ti accorgi anche di una cosa, Anna, perché il vischio nasce su alberi particolari. C'è il vischio di quercia, c'è il vischio di Ecco, bravo. Rischio di melo, diciamo che quello più ambito è quello di melo e quello di quercia. Però io negli anni l'ho trovato sui larici, sugli abeti, l'ho trovato sui faggi, l'ho trovato sulle betulle. Cioè io ogni anno vado in un luogo diverso dove secondo me il vischio ha attecchito. In Umbria l'ho trovato di quercia. Di melo l'ho trovato in Trentino. Giustamente, Esatto. giustamente, Altro magari anche in Val di Non. è Trentino, sì, esatto, da quelle parti. Insomma, questo mi ha dato la possibilità di vedere proprio anche una differenza del fogliame del vischio, perché apparentemente sembra uguale. Per esempio, le foglie, quello di quercia si secca con una estrema velocità e ha delle foglie molto grandi e molto lunghe, a differenza di questo che era di larice, vedi che le foglie sono abbastanza piccole, Sì, infatti ci si intravedono, sì, si vede che ecco. sono dei lami Mentre grigi. invece le altre come sono più lanceolate, Quello di melo, lunghe. oltre che essere lanceolate, si crea proprio un globo. Una sfera su quelle di melo è veramente fantastico. E poi sono pieni di bacche, e questa cosa proprio questo ti fa capire che il Ma vischio come lo conservi? Cioè come lo fai seccare a testa in giù? no, Lo levi? io il ramo che taglio, io poi ne taglio sempre con molta parsimonia, nel senso mi necessita un ramo da mettere davanti all'uscio di casa, sopra lo stipite dell'entrata.
E poi nei luoghi dove noi praticamente il negozio di mia moglie, per esempio, e poi se devo fare un regalo a qualche amico, ma ne porto via 2/4 mazzi, non di più, perché se no, se lo togli tutto, rischi che poi il prossimo anno non lo trovi. Perciò bisogna essere generosi anche in questo, non esagerare nel taglio del dischio. E in quel momento rituale, ovviamente, si crea, si chiede il permesso all'albero che ti possa donare il dischio. Si chiede appunto agli spiriti del luogo di essere presenti in questo momento di celebrazione e di dare la loro benedizione sulla raccolta del dischio, perciò si fa proprio un piccolo rituale. Sai che questo rituale così è molto simile a quello che mi raccontava Lama Kenza Rinpoche, che è appunto è un Rinpoche, lui vive a Londra, però appunto io ho curato per lui, sono stata anche presidente della sua associazione in Italia, Consigli in Italia, e quindi lui è molto esperto nella medicina tibetana. E essendo lui appunto tibetano, anzi lui è fuggito insieme al Dalai Lama, hanno fatto insieme la traversata, no, per riparare poi il nord dell'India, Dharamsala. E lui mi racconta che quando devono raccogliere le erbe, le piante su in alta montagna per preparare questi medicamenti, che sono poi delle pastiglie. Insomma, sono i rimedi della natura, ecco. E lui mi racconta che quando fanno la raccolta, cioè si mettono intorno alle erbe, alle piante che devono raccogliere, e poi anche loro appunto chiedono permesso, chiedono scusa, no? E fanno appunto un rituale di accoglienza, una sorta di benedizione, ecco, come dici tu. Ma infatti è questo che noi abbiamo dimenticato, il celebrare. La vita, celebrare la natura e celebrare questo scambio, no? Se noi curiamo la natura, non ne prendiamo possesso in maniera ostentata e malvagia, lei ci ripaga appunto con i doni, no? Quello che ci dà la possibilità di portare guarigione. Io poi su questo io sono profondamente convinta che essendo noi natura, essendo il nostro corpo natura, quindi con gli elementi della natura, nel momento in cui creiamo uno squilibrio dentro il nostro corpo, sicuramente nella natura ci deve essere qualcosa che serve a rimettere in equilibrio, perché noi siamo natura, quindi, quindi ci deve essere per forza, ecco, nella natura un rimedio per ogni cosa, ecco. E beh, gli antichi comunque lo sapevano molto bene, anche la medicina Ayurveda, ecco, che forse è la più antica del mondo, e per la quale peraltro noi abbiamo anche la nostra bravissima Graziella Bensi, che tiene appunto questa sua rubrica, e veramente anche lei appunto ci racconta sempre di come l'Ayurveda in realtà sia la medicina che nella notte dei tempi ha saputo comunque portare sostegno alla salute dell'uomo, quindi cioè, certo, abbiamo adesso una realtà dove è possibile in pochissimo tempo, Guarda Anna, io credo che con dei rimedi chimici, no? no, ma in passato Ovviare. c'era questo tipo di sensibilità, nel senso che quando si è legati alla natura, acquisisci o quando fai in modo di vivere in simbiosi con la natura, percepisci delle cose che solitamente chi vive in città non ha. È come se ti si accendessero dei canali. A volte puoi capire se una pianta è curativa per te soltanto avvicinandoti. Se acquisisci una certa sensibilità, ed è quella che gli antichi avevano, di avvicinarsi a una pianta e sapere se questa aveva delle proprietà medicamentose oppure no. Ti faccio un esempio. Per capire se una pianta è tossica,
e penso che in una puntata l'ho spiegato, ma lo ripeto perché per me è vitale, anche se uno si dovesse trovare in un momento di difficoltà, disperso o perso in un bosco o in una zona impervia e non ha la possibilità di contattare nessuno, se ha bisogno di nutrirsi, una delle prime cose che può fare è prendere qualunque tipo di vegetale che gli è vicino, prenderne un pezzetto e strofinarselo nella parte interna del labbro e nella parte superiore del labbro, all'interno della bocca. Se dopo 5 minuti non c'è nessuna reazione, né prurito, né rossore, gonfiore o gonfiore, garantito che quella pianta, quell'erba può essere assolutamente ingerita. Non succede niente. È un bellissimo insegnamento questo. Questo insegnamento lo danno anche ai militari che rimangono isolati in zone di guerra. La prima cosa che uno fa, prende un pezzo di pianta, un pezzo di radice, se lo strofina sotto la bocca, se non c'è nessuna reazione dopo 5 minuti, è commestibile, puoi mangiarlo. Quindi, ritornando ai nostri rituali del solstizio d'inverno, ci stiamo quasi avvicinando, sono 22:19, quindi... Accendere il fuoco, chiedere agli spiriti del luogo di partecipare. C'è un passaggio delle ritualità druidiche che recita questo: per il potere della stella e della pietra. Vogliamo spiegare cosa vuol dire il potere della stella e della pietra? Il potere della stella evidenzia la nostra natura cosmica. I veri alieni su questo pianeta siamo noi, perché probabilmente siamo stati portati qui. E allora questo rappresenta la nostra parte divina, il venire dalle stelle, perciò per il potere della stella e della pietra, cioè la pietra? E la pietra ovviamente, il suolo dove noi appoggiamo i nostri piedi, perciò c'è questa congiunzione tra la nostra... cielo e terra, insomma. Esatto, il nostro patrimonio celeste e il nostro patrimonio terreno, perciò quello divino e quello materiale che si uniscono. Questo è molto bello. Qui è bello anche andare a, insomma, a vedere quello che sono, cioè, i nostri legami antichi, insomma. I nostri legami antichi, ecco, andare a riscoprire. E quindi ci viene fatta appunto questa cerimonia. Così, quindi si fa, ecco, il solstizio è sempre nelle stesse ore oppure varia? È mobile, no? È una ricorrenza mobile? Assolutamente sì, non capita sempre nello stesso momento. Infatti la vera celebrazione del solstizio dovrebbe essere domani mattina, all'alba, proprio perché alle 22:47, perché noi dobbiamo considerare che noi per il calendario gregoriano e per la condizione che viviamo occidentale, ormai in tutto il mondo, acquisita, il giorno dopo arriva dopo la mezzanotte. Ma per tradizione, oggi noi siamo già nel 22, perché il sole è tramontato. Perciò ieri è già finito. Sì, è legato al sole. Esatto. Al tramonto. Perciò domani mattina si celebra il solstizio. Infatti molti gruppi druidici in Inghilterra stamattina sono stati a Stonehenge e all'alba hanno celebrato. Ma se vogliamo proprio dirla in maniera precisa, è domani mattina che si celebra il solstizio, perché il solstizio astronomico è alle 22:47, ma il sorgere del sole sarà domani mattina. Ma perché? Perché le 22:47 sono già nel 23, perché il sole è tramontato alle 16 di stasera. Cioè, di conseguenza, siamo già nel 23, non siamo cioè, siamo già nel 22, non siamo nel 21. Sì. Senti, hai citato Stonehenge, vuoi parlarci un po' di Stonehenge?
Allora, noi lo consideriamo un monumento importante perché è in un luogo importante dove hanno trovato diverse sepolture, perché è un calendario che abbia avuto anche degli utilizzi diversi da quello che si dice, è assolutamente un calendario astronomico, dove si vede passare il tempo, appunto la ruota dell'anno, in certe posizioni il sole sorge attraverso delle colonne. Lì capisci proprio lo scandire del tempo e l'osservazione che l'uomo faceva durante il passare del tempo, durante i cicli naturali. Stamattina, guarda caso, il sole che sorge a Stonehenge nel periodo del solstizio d'inverno sorge sempre attraverso due colonne, cioè tu puoi andare lì tutti gli anni e guarda caso il sole sorge lì. Adesso va bene lo spostamento, va bene questo, va bene quest'altro, ma perché sorge sempre lì? Perciò il calcolo era assolutamente preciso. Oltre a essere diventato un luogo dove si facevano rituali di un certo tipo, tipo la consacrazione di un nuovo re, la consacrazione dei nuovi druidi, la consacrazione di un nuovo capo tribù, aveva diverse... Ecco, perché proprio dice che cos'ha Stonehenge? Voi avrete parlato in diverse trasmissioni delle linee energetiche della Terra. Sì. Stonehenge è un luogo dove passa una linea del drago molto importante, che è quella che passa appunto attraverso il monte San Michel, San Michele giù in Puglia, la Sacra Michele e via dicendo. C'è un'altra linea energetica che passa proprio su perché Stonehenge. Viene chiamata la linea del drago? Viene chiamata la linea del drago non per l'attribuzione del drago, ma perché per tradizione le ossa della terra vengono considerate le ossa del drago. Non c'è un significato legato, questa è la linea, si chiama così perché lì è passato un drago. C'è un passaggio nelle nebbie di Avalon che dice, e Merlino dice proprio, le ossa del drago, riferendosi proprio alla terra, si riferisce proprio alla pietra, all'ossatura della terra, considerando l'ossa del drago, nel senso che il drago non è altro che un animale sopito all'interno delle membra della terra. E la linea energetica del drago viene chiamata così per questo motivo. Bello, mi piace questa storia. Cioè, vedete che comunque quando si percorrono, ecco, questi nella loro evoluzione, questi appuntamenti che fanno parte, ecco, della storia dell'uomo, poi si ritrova di fronte, ecco, come adesso, no? La linea del drago, cioè, sono tutti questi racconti della vita dell'uomo, poi alla fine. Esatto. Quindi è vedere l'uomo, è vedere l'uomo nelle sue espressioni, nei tanti tempi, no, che ha attraversato, insomma, e ha vissuto. E una nostra amica scrive, ma è il vischio allora quello che si compra nel negozio, ritornando al discorso del vischio che viene usato per celebrare? Il vischio, però, non è vischio consacrato. Però se vedete la tradizione, se andate al fioraio e comprate il vischio, molto spesso lo verniciano di color oro. Sì. E questo perché è legato al taglio del faccetto d'oro. Però se lo chiedete a un fioraio non vi dirà mai. Non lo sa. Beh, lo fanno perché è il periodo natalizio, poi si usa come tradizione a Capodanno, l'ultimo dell'anno, no? Baciarsi sotto, ecco, baciarsi sotto il vischio, no? Il significato qual è, come dicevi tu prima. E certo, è legato Non alla c'è. femmina, celebra l'elemento maschile e l'elemento femminile, in questo caso l'energia maschile e l'energia femminile, baciarsi sotto il vischio celebra la Sta vita. bene, celebrare la vita, la fertilità. La vita e la fertilità. Ecco.
Allora, guardiamo un attimo perché ho visto un po' di commenti. Ci sono, cioè, dei commenti che sono, sì, è vero, è giusto chiedere permesso. Io benedico, ringrazio sempre, chiedere permesso, rendere grazie sempre. Vedi, noi, i nostri amici sono già tutti molto allineati. Chi dona il bene in natura riceve del bene, bisogna aprirsi alla spiritualità insita nella natura, portare rispetto, entrare in connessione. Bellissimo. È molto bello ascoltare. Rispondete tranquillità, grazie. Mi fate tornare indietro nel tempo quando ero piccola e mia nonna faceva molti rituali, io ero vicino a lei. Grazie, In grazie, bellissimo. Sì, questo periodo ma c'è bisogno di tranquillità. è vero, ne abbiamo veramente tanto, tanto, tanto bisogno, sì. Vedi, bravo, molto bravo. Renato, anche io ho una casa tra i boschi, all'Abetone, nelle montagne toscane, ecco. Bella zona, sì. La nostra amica Maria Grazia che scrive: purtroppo per mettere le antenne 5G stanno abbattendo alberi magnifici ovunque. Ma guardate, dovrei spiegarvi tante cose. Il mio primo intento è stato quello di acquistare ettari di bosco. Adesso sto facendo un'altra operazione per altri 6 ettari di bosco, prima di tutto per tutelarlo, per non farlo abbattere. È mio e non ci mette le mani nessuno. Quello che invece stanno facendo nei comuni è tagliare gli alberi perché ovviamente interferiscono nel 5G e li tagliano. Però noi abbiamo la possibilità di andare a vivere e vi posso garantire che adesso, specialmente nella zona dove sono io, i prezzi sono abbordabili, molto abbordabili. Pensate che i terreni qua stanno 50 centesimi al metro quadro, perciò comprate tipo 5-6 ettari di bosco con 10.000 euro. 6 ettari di bosco sono tanti, vi posso garantire, sono tantissimi. Si fanno delle belle ricariche di energia abbracciando gli alberi. E certo, poi qui c'è tanta acqua, siamo vicino alle falde acquifere della Lauretana, perciò c'è tanta fauna selvatica, ve lo ripeto, i miei figli sono nati in casa, io mi sono voluto legare alle tradizioni, le placente sono state seppellite sotto agli alberi, sempre, abbiamo sempre seguito la tradizione, noi abbiamo una tradizione veramente vivida ancora oggi. Ecco, ma parlaci a proposito di questa tradizione così vivida che ti ha portato a essere oggi appunto il capo dell'ordine europeo, no? Dei druidi. Ma spiegami, ecco, spiegaci che cosa significa poi adesso. Cioè, quest'ordine europeo non esisteva, no? È nato adesso. È nato per una condizione. Poi, se posso dirlo, Anna, proprio oggi è online il nuovo sito dell'Ordine Druidico. Noi poi siamo da più di 10 anni distributori qui in Italia dell'unico corso druidico creato dall'Obod inglese, che è l'Ordine dei Bardi Ovati e Druidi inglese, che è l'ordine druidico più antico che c'è in Europa. Noi siamo distributori ufficiali qui in Italia ormai da 11 anni. Quando tu dici distributori ufficiali vuol dire che siete voi che tenete i corsi. Esatto, corretto. Oggi è online il nuovo sito dove c'è una parte legata proprio all'ordine druidico europeo che nasce con delle finalità. In questi periodi noi abbiamo vissuto delle vessazioni molto forti con i 2 anni che sono passati e hanno prima di tutto violato la nostra libertà di cura e la nostra libertà del nostro corpo fisico. Allora abbiamo deciso, io in questo contesto mi permetto di dirlo, Anna, spero che tu mi dia la possibilità. Io sono un autodeterminato ormai da 32 anni. L'autodeterminazione fa in modo che io non sia più una personalità, o una finzione giuridica, ma che sia un uomo in carne, ossa e sangue e che segua il diritto naturale, cosa che va contro le istituzioni. Io non sto dicendo alle persone di andare contro le istituzioni, no, qui non stiamo parlando di entrare in guerra,
ma di far rispettare i nostri diritti. E visto che il diritto spirituale è fondamentale per ogni tipo di cultura, abbiamo fondato l'Ordine Druidico Europeo, che è diventato un ente di diritto internazionale proprio per tutelare le tradizioni spirituali del nostro continente europeo. E come voi sapete, se fate parte di una certa, di un certo ordine spirituale, di un certo contesto spirituale e religioso, molti medici hanno potuto non farsi vaccinare, molti medici hanno potuto non subire queste vessazioni di tipo sanitario, e allora sono anni che siamo all'interno di questa situazione, e abbiamo deciso appunto di far nascere l'Ordine Druidico Europeo proprio per tutelare i diritti dell'individuo. Diventa una sorta di ordine consolare, perciò ricade sotto il diritto diplomatico, e chi fa parte dell'ordine druidico europeo praticamente ha una sorta di tutela per quanto concerne il suo, la sua persona. I suoi diritti. Quindi esatto. Il diritto di proprietà del proprio corpo, che dovrebbe essere quello inviolabile per tutti. Abbiamo creato proprio una ecclesia vera e propria di tutela di questi diritti. Però voglio dire che noi sappiamo che la proprietà del nostro corpo, cioè, è un diritto inalienabile, no? Inviolabile e inalienabile. Sì. Però da normale cittadino, perché essere cittadino significa essere una finzione giuridica e sei gestita da Repubblica, noi prima di tutto siamo usciti da questo gioco e poi abbiamo creato questa nuova realtà. Perciò le persone che vogliono andare a capire meglio possono andare sul sito e leggere che cosa fa il nostro ordine. Certo. E anche questo poi magari penso che ci sono delle cose che non tutti conoscono, che non tutti anche capiscono e anche non tutti condividono. Però vedere come comunque all'uomo possa essere ancora riservato, cioè, questo diritto, cioè, che bisogna comunque lottare per questo. Cioè, io ho molta tenerezza nel vedere, e grande ammirazione e anche sofferenza nel vedere come non so, le donne che adesso sono sottoposte a questa di nuovo, cioè, cancellazione, no, da parte dei talebani, che quindi stanno lottando i giovani, anche gli uomini che hanno, gli studenti maschi che hanno abbandonato le aule come protesta per sostenere le loro compagne nella difesa, ecco, dei loro diritti. Quando si vedono queste cose, cioè, capisci come, cioè, tu sei un essere umano che vive sul pianeta Terra, no? Che è regolamentato, ecco, secondo dei territori, da delle leggi. Ma queste leggi sono state fatte dagli uomini. Ma allora, questo problema è un problema molto grande. Adesso non voglio esulare dal discorso di questa sera, ecco, poi magari lo affronteremo. No. Però di sicuramente il discorso, cioè, della tutela dei diritti, ma quello proprio il primo è quello che davvero, cioè, è inviolabile, inalienabile, è proprio la proprietà del nostro corpo, il diritto. Cioè, che il nostro corpo, cioè, non debba essere violato, no, da qualchedun altro, ecco, togliendo appunto dei diritti, togliendogli. Faccio solo questo piccolo appunto. Il mio primo gesto di dissidenza è stato con l'annullamento dei sacramenti in Vaticano. Nel senso che io non potevo vivere quella condizione se sentivo di dover seguire un'altra via. Ma perché ho fatto delle osservazioni mie negli anni, nel senso che comunque il cristianesimo non fa parte di questo territorio, è stato importato da un territorio semidesertico ed è stato portato, traslato qui. Mentre qui c'erano
la cultura dell'abbondanza, dell'opulenza legata al femminile, le acque sacre, dall'altra parte era più orientata verso il principio maschile, perciò il deserto, la penuria. Anche facendo queste piccole osservazioni, se io in questo tempo sono nato qui, devo scoprire quali sono le tradizioni di questo territorio. E così ho fatto. I miei figli sin dalla nascita, e porto rispetto per chi lo ha fatto, non sono stati vaccinati, mai. Sono stato uno dei primi in Piemonte ad avere cause in tribunale per riuscire ad ottenere l'esenzione e via dicendo. Perciò i miei figli non si sono mai vaccinati, neanche quelli obbligatori che fanno la nascita. Perciò c'è stato proprio un percorso che negli anni ho cercato di sviluppare, fino ad arrivare alla totale... a legarsi di nuovo ai diritti naturali, che tra l'altro sono anche sanciti nella nostra Costituzione. Non è che non ci siano, ci sono, ma ormai è diventato di prassi non prenderli in considerazione. Certo. Senti, stavo guardando un po' le domande, sì. Cioè, o anche continuando a leggere le affermazioni dei nostri amici. Ad esempio, cielo blu, si scrive, sì, ciao, mentre il sole è basso e il giorno è corto, la natura che sembra morta sottoterra è attiva più che mai. Ecco, questo è una. Andrò sul sito a leggere, ah sì, ci scrivono, non so, dice, ho un po' seguito. Sì, Barbara Banco anni fa è cominciata con l'autodeterminazione, però quello che posso dirvi è che noi abbiamo un accreditamento consolare, perciò siamo a tutti gli effetti sotto il diritto diplomatico. Gli altri movimenti che ci sono praticamente qui in Italia non hanno assolutamente questo riconoscimento. Leggevo qua adesso Maria Grazia che scriveva, ogni volta che entro in un bosco chiedo permesso all'albero più imponente. È molto bella questa... Il guardiano, Sì, è bellissimo, eh? È vero. Il guardiano, questa visione del guardiano. Dunque, poi ci dice, è molto bello, va bene, questo l'abbiamo già letto, volevo vedere se c'erano ancora domande. Che ore sono? 22:39, ci stiamo avvicinando. Poco meno di 10 minuti. Quindi se noi adesso così, tra 10 minuti, che cosa potremmo fare tutti insieme per onorare... E dopo passaggio? Ai 47 sarà una sorpresa. Facciamo una piccola cosa. Guardando, io percepisco sempre tutto legato ai campi elettromagnetici, adesso non ricordo quando, di che cosa stavamo parlando. Dunque, no, va bene. Leggevo qui che Calmancini, sono sicura che non hai mai avuto ripensamenti sulla tua personale scelta di vita. Assolutamente, assolutamente. Ecco, l'ho visto anch'io adesso, ero qua sotto, l'ho ripreso anch'io. Sì, la coerenza, non si può dire che appunto che Cal non sia coerente. Però posso dire che è anche un fortunato, Anna, perché molto spesso, e questo l'ho notato negli anni, il marito la pensa in un modo, la moglie la pensa in un altro, la moglie la pensa in un modo, il marito la pensa in un altro, non c'è quasi mai coesione in questo ambito. Io devo dire che sono stato fortunato, ho una compagna ormai da 32 anni che ha scelto come me di tutelare il suo corpo, di tutelare i nostri figli e di conseguenza devo dire che in questo senso sono stato fortunato, anche perché ha voluto anche lei vivere il sentiero di legarsi nuovamente alle tradizioni del nostro territorio. E devo dire che è raro, è difficile. È stata brava a vivere da sola, perché io spesso ero in viaggio, ero fuori, ero lontano, a tirare su due figli dove viviamo, perché di fatto nevicava ed era isolata completamente, non poteva spostarsi neanche con la macchina, ha tirato su i nostri figli in questo ambiente, pur avendo una sua attività da più di 30 anni, perciò di conseguenza mi devo reputare proprio fortunato ad averla incontrata
e di avermi accompagnato insomma in questo video. Adesso ti faccio una domanda, Carl. Sì, questo è molto bello. E siete una bella famiglia. Volevo chiederti, ma c'è anche in questa realtà dei druidi e quindi di questa cultura così, ci sono anche lì, cioè quelle che poi noi vediamo, cioè delle sbavature, delle chine magari un po', come dire, troppo superficiali oppure materialistiche, insomma, di marketing, ecco, per intenderci, oppure viene sempre, cioè, mantenuta un certo, una Anna, certa coerenza, un certo rispetto, ecco. Devo dire che in tutti questi anni ho trovato proprio molto lontano il business per quanto concerne il druidismo, nonostante viva quasi una vita parallela a tutti quelli che sono i movimenti New Age, dove invece hanno puntato al marketing e al soldo. Devo dire che anche in Inghilterra questa cosa è molto lontana. Sì. C'è una grande considerazione proprio di vivere molto spesso anche in una sorta di povertà, di astinenza dal denaro, proprio per vivere a contatto con la natura, perché fondamentalmente la vera ricchezza è lì. E devo dire che Quindi non si cerca quella, la realtà che è quella appunto magari anche delle città, dei luoghi molto... No. Io lo vedo con tutti gli amici che ho in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, in Irlanda. Lo sciamanesimo europeo... Assolutamente. Dobbiamo considerarlo il vero e proprio punto di partenza dello sciamanesimo europeo. Diciamo che la figura del druido, quella che noi abbiamo vestito di bianco, non è altro che la manifestazione di quelli che sono stati i movimenti dei conventi dove si sono rifugiati, no? Vedere il druido con il manto bianco, il cappuccio, che sembra proprio un frate vero e proprio, con l'abito bianco. Hanno dato questa figura sacerdotale al druido, quando così non era. Il druido era lo sciamano che vedete in America Latina con le piume, con le conchiglie attaccate. Il druido era quello. Con i tamburi. Lo sciamano siberiano è l'immagine più vicina al druido del tempo passato. Cosa vuoi dire con il druido del tempo passato? Quello di una volta? Esatto. Preso così. Voi vedete uno sciamano siberiano e potete accostarlo tranquillamente al druido del nostro continente europeo. Come anche i Sami, gli sciamani dei Sami in Finlandia sono quelli più vicini al druido del continente europeo. Continente europeo, sì. Sì. Se non vorrei dire, sono 22:45. Ci siamo. Mancano 2 minuti, mancano. Mi sembra di fare il countdown di mezzanotte alla fine dell'anno. Meno 10, 9, 8, 7. Dunque, vediamo ancora se c'è ancora qualche domanda dei nostri amici. Un saluto, che sono in tanti. Dove posso scrivere? Non mi ricordo come si scrive, Anna, qui la chat. Dove posso scrivere? Te lo scrivo io. No, adesso ho capito. Hai trovato? Sì. Sì, scrivo l'indirizzo. Online? Sì. Ok. Eccolo qua. È andato? Aspetta, lo vedo ancora io qua in piattaforma. Comunque, aspetta, te lo controllo. Tu lo vedi? Allora, io l'ho scritto qua in host chat, però l'hai inviato? Io l'ho inviato, sì, ho visto che è partito. Adesso lo guardo. No, io non lo leggo ancora. Allora, dimmi com'è, dimmelo. www.druidri con la Y finale. Perciò è Domodossola, Roma, Udine, Imola,
Domodossola, Roma, York. Sì. It. Fatto. Bene, 47. Felice sostizio Felice per sostizio. tutti quanti. Felice sostizio. Grazie Dai, che cosa. a noi. Questa piccola celebrazione. Per il potere della stella e della pietra, chiediamo agli spiriti del luogo e agli spiriti che ci accompagnano durante il nostro sentiero di esistenza manifesta su questa terra, chiediamo di spargere la loro benevola benedizione su ognuno di noi. Chiediamo alla forza del fuoco, alla forza dell'acqua, alla forza dell'aria e alla forza della terra di accompagnarci e benedirci durante il nostro cammino. Awen. Questo è quello che noi diciamo quando celebriamo il solstizio d'inverno. Ecco che è molto bello, eh? Cioè è una cosa che oggi più che mai, ma sempre abbiamo bisogno, no? Di avere questo pensiero di speranza, di aiuto, di sostegno. Ecco. Una cosa che noi non abbiamo detto è che l'origine Alban Artan L'alba di oppure Iule, ecco, vogliamo spiegare questa denominazione differente che ha un'origine, no? la Differente. denominazione di Iule è più norrena, è più legata alle stirpi vichinghe e sassoni praticamente dell'est Europa, del centro-est Europa, mentre Alban Artan è legato più ai paesi anglosassoni e alla parte della Bretagna, ma Quindi perché eri Artù. è legata proprio alla saga di Merlino. Artù è sempre inteso come il re dei re, perciò l'alba di Artù, cioè il sole sorge con la nascita del nuovo re, del nuovo Artù. Ecco perché si chiama Alban Artan. Bellissimo. Bene, direi che allora abbiamo attraversato tutti insieme, siamo stati in tanti, tanti, e poi sapete che come al solito potete rivedere in qualsiasi momento del giorno o della notte questa nostra diretta, così è ogni volta, per cui aumentano sempre di più le visualizzazioni, no? Andando avanti. E nel tempo quindi sarà bello anche andare a riascoltare. Questa potremmo chiamarla è una preghiera, poi questa, no? È una preghiera, Carl. Sì, È una preghiera. un certo Franco delle Stelle dice non Dice adesso, lo vedo così. Non quando voglio. Non non so qual è voglio. la tua fede, ma se sai il significato etimologico di benedizione, mi dispiace. Non voglio benedizioni che non fanno parte della mia fede, ma certo, cioè nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole, ecco, nessuno, cioè basta non accogliere quello che viene detto e ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Poi appunto hai ragione nel dire, cioè poi il significato di benedire, no? Ecco, non è appannaggio, cioè, non c'è una proprietà sul discorso delle benedizioni, no? Anche in questo, vedi, vengono fuori, e questo penso che sia veramente un grande problema, quello dell'umanità. La visione, in questo le persone non fanno mai molto esercizio perché rimangono sempre molto ancorate a quelle che sono le proprie esperienze, le proprie credenze. E non c'è una visione un po' più espansa, perché ognuno di noi ha una sua cultura nei percorsi della spiritualità, o più una spiritualità più strutturata che una religione, no? Ecco, quindi ogni territorio ha una sua cultura e ha i suoi percorsi nella spiritualità.
che non sempre convogliano in una religione, ecco, i percorsi della spiritualità, perché la religione prende la spiritualità, la struttura, la fa diventare un dogma, crea i suoi testi di riferimento, i suoi riti, i rituali di riferimento. Ecco, allora bisognerebbe anche riuscire a spaziare un po' di più, cioè a cogliere quella che è la realtà della nostra condizione umana, terrena. Sono i popoli che hanno vissuto su territori differenti, dove sono cresciute delle culture differenti. Non abbiamo una cultura unica, abbiamo tante culture, abbiamo tanti credo religiosi, abbiamo tante filosofie spirituali, cioè, no? Ecco. Dico solo quindi, permettimi se ti interrompo. Qualche mese fa ho partecipato a un funerale della mamma di una persona che conosco. Ed ero in provincia di Varese, ad Arese, esattamente. Sono stato in chiesa, io non mi faccio problemi, nel senso, anche se non credo. A un certo punto ero seduto, alzo gli occhi e faccio una riflessione. C'era il crocifisso con il Cristo, ovviamente semi impalato, no? Come la tradizione fa vedere. E guardavo il prete. Adesso, l'iconografia di Gesù Cristo, tu l'avvicini più a un druido o a un prete dei giorni nostri? E facevo una riflessione legata anche ai padri del cristianesimo ortodosso. Loro hanno rispettato quantomeno diciamo immagine e somiglianza. Tutti i patriarchi sono con la barba, come me, come aveva il Cristo, cosa che invece nella religione cristiana non c'è. Quanti preti con la barba o cardinali con la barba hai visto? Nessuno. Perciò non sono neanche riusciti a duplicare quella che è l'immagine di Cristo. Cristo si veste con una veste bianca, con un manto, come si vestivano i druidi. Né più né meno. Perciò se devo fare una, come dire, una congiunzione, un'assonanza di immagine tra Gesù Cristo e i preti cattolici di oggi, Gesù Cristo è più vicino a un druido che a un prete. Nell'iconografia Gesù Cristo è più druido che prete. Certo. Però sai, davvero qui non è che nessuno può dire, cioè, che io ho l'esclusiva, è meglio questo di un altro. Ecco, penso che le letture non debbano mai essere orientate a questa visione ancora, come potremmo dire, molto egoica. Ancora molto egoica, ecco, non così collettiva. Ecco. Il signor Franco delle Stelle non è dello stesso parere. Le benedizioni devono essere prima spiegate, allora poi uno può accettarle. Il prete non te le spiega in chiesa le benedizioni, te le dà perché tu sei lì dentro. Ah, va bene, d'accordo, visto che si è instaurata una polemica, ma non è questo lo spirito di questa diretta. Esatto, decisamente. Ecco, allora, direi che festeggiamo questo momento. No, ma però è importante, secondo me, chiarire questo fatto, che non c'è nessuno che costringe gli altri ad accettare delle cose che vengono dette, no? Poi, cioè, e se si vuole anche comunque dissentire, lo si può fare. Con gentilezza, uno, e poi non è che dobbiamo cercare di convincere gli altri. Quando non ti piace un programma della televisione, no? Cambi canale. Ah sì, certo, difatti lo zapping funziona sempre benissimo, ma anche nella rete qua da noi, ecco, succede, ecco, così. Però appunto non è che noi, quando facciamo le dirette con i commenti, dobbiamo comunque, cioè, avviare, cioè, poi le polemiche per cercare di attestare quello che è il nostro pensiero. Possiamo comunque esprimere il nostro pensiero benissimo, cioè ognuno è libero di dire appunto quello che pensa, però non è che possiamo sempre fare le forzature
con il botta e risposta, ecco, come ogni tanto noi vediamo che partono, no, questi rosari, no? Che bisogna poi a un certo punto fermare, perché se le persone fossero di persona, cioè ovviamente capiamo che ci sarebbe un bello scontro, ecco, però non è lo spirito, ecco, delle dirette, non è neanche lo spirito del salotto, a maggior ragione, ecco, che è un punto di incontro dove parliamo, poi a un certo punto cerchiamo poi di ritornare su quelle che sono gli argomenti, ecco, della serata, non potendo noi fare trattati, cioè non abbiamo una condizione proprio strumentale, cioè siamo in una realtà di una diretta su un gruppo, dove non possiamo fare questo, quello che potremmo magari fare di persona, ecco, argomentando, facendo un botta e risposta, ecco, comunque, cioè, instaurando un confronto su certe tematiche. Quindi chiuderei questa parentesi, che forse l'abbiamo tirata anche troppo avanti, e ritornerei ancora a te, caro Cal, su questa realtà, appunto, dello sciamanesimo europeo, no? Perché poi un druido è uno sciamano europeo, giusto? Esatto. Mi chiedono dove vivo. Vivo in Piemonte, in Alto Piemonte, provincia di Biella, 8 km col confine della Val d'Aosta, proprio sulle prealpi biellesi, a 800 metri. È stata una bella diretta, grazie mille, l'educazione va bene. Benissimo, ecco. Allora, direi che abbiamo superato insieme, cioè questa soglia delle 22:47, abbiamo raccontato, appunto, che cos'è il solstizio d'inverno, qual è la sua origine, quali sono i riti legati al solstizio. Abbiamo anche visto come, cioè, poi lo sciamanesimo europeo adesso, cioè, si è anche costituito, no, in una figura giuridica, no? Quindi, esatto, dell'ordine, appunto, internazionale, ecco, e questo fa parte sempre, cioè, del cammino dell'uomo, no, che può strutturarsi in tanti modi. In questo possiamo dire che c'è ancora una libertà, no? Sì. Questo c'è, ecco, soprattutto di questi tempi viene abbastanza spontaneo, no? In questo anche io penso che noi dobbiamo ancora ringraziare di essere fortunati di vivere in questa parte, con tutti i problemi che esistono, comunque siamo sempre molto molto più fortunati di altri esseri umani che vivono sul pianeta, e poi comunque c'è molto rispetto. Abbiamo perso Cal, ci sei Cal? Ecco, e poi comunque sempre molto rispetto per chi, per gli esseri umani che fanno un loro percorso di vita con delle scelte, con delle coerenze, e che hanno anche, per cui pagano anche dei prezzi, ecco, a tutela di quello che è un diritto inalienabile dell'uomo. Ecco, quindi, per noi Anna, la libertà spirituale è al primo posto. Sì. Dalla libertà spirituale ti puoi considerare libero in diversi ambiti dell'esistenza. Sì, ecco, bisogna capire anche che quello che tu adesso qui hai lanciato, e questo è un altro, parliamo di libertà spirituale, dobbiamo fare una diretta solo su questo, ecco, per almeno introdurre, ecco, un po', perché libertà spirituale è una parolona, ecco, no? È un concetto molto, 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 molto elevato, che mette in discussione tante, tante cose. Ecco. Però noi adesso veramente vogliamo concludere con gioia questa diretta, e soprattutto, come dici tu, caro Cal, cioè, ricordando che siamo, secondo la tradizione, appunto, druidica, in un momento di passaggio per quella che poi sarà una nostra rinascita, no? Esatto, da questo momento si rinasce una nuova vita, nuova luce per ognuno di noi. Questo. Anzi, mi verrebbe da dire, no, per andare contro a Franco delle Stelle, ma
benedizioni solstiziali a tutti. E noi li accettiamo a braccia aperte e con grande gioia, e ti ringraziamo perché è stato molto bello averti qua nel salotto di Anna, è stato molto bello avere l'opportunità di conoscere tante cose che chi non pratica certi percorsi non conosce, è stato molto bello arricchirci con questa parte, cioè, di cultura, di vita dell'uomo, ed è stato molto bello farlo insieme, tutti quanti insieme, e siamo stati in tanti, e veramente ti ringrazio a nome di tutti noi e anche a nome di mio amico, caro Cal, grazie per la tua benedizione. Grazie a te per avermi dato spazio ancora, e grazie Enrico. Ricevere il bene è sempre una cosa molto bella, e questo lo possiamo fare tutti, e nessuno ha un diritto di proprietà sul augurare del bene agli altri, e quindi grazie per averci portato tutta questa tua conoscenza e per averci dato del bene, così, con questa tua benedizione. Grazie Anna. Carissimo, allora ci ritroveremo in un altro salotto dove ci racconterai altri aspetti, ecco, di questa cultura. Certamente sì. E noi lo faremo veramente con grande gioia. Grazie Carl. Grazie infinite Anna. Grazie a ognuno delle persone che hanno partecipato questa sera e che hanno passato del tempo con noi. E io vi do appuntamento come sempre al prossimo salotto di Anna su Focus 3.0, il mistero della vita. Focus 3.0 che è sempre, sempre vicino a voi. A presto ritrovarci, cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Grazie. Ciao Cal, ancora buona serata a tutti.